Bentornati sul canale del Pelicano East. Quest'oggi siamo con l'ottavo episodio di Splinter Cell Blacklist. Allora, andiamo a vedere subito che missione abbiamo da fare. Pista di atterraggio in Messico. Vai. Riusciamo a rilassarci prima della prossima? Ma se sei appena stato in spiaggia a Cuba e ora sei in Messico? Venire mitragliato da una pattuglia non è il massimo del relax. Dimmi che hai un aggiornamento sulla nave dirottata dagli ingegneri. Il personale dell'aeroporto se n'è andato 5 minuti fa e senza avvisare. Pare che ci aspetti un altro scontro. Abbiamo provato a usare il drone di sorveglianza, ma qualcuno disturba il segnale. Dobbiamo decollare all'istante. Abbiamo soldati in arrivo sui fianchi. Ok, voi tre, difendete qui e fornite fuoco di soppressione. Grim, non possiamo decollare se siamo sotto attacco. Preparo tutto per il decollo. Ah, ok, stavolta sono loro che ci attaccano. Allora, facciamo una cosa, mettiamo subito il mitra, ecco, abbiamo il 4 e 16. Questo fucile spara morte proprio. Eccoli. Ecco, in questa fase avrei preferito di più la visuale in prima persona. Ok, uno è andato. Ok, vai, se mi copre io ci vado. Ah, sui fianchi ho tirato due granate per sbaglio. Vabbè, succede. Via, dietro la Jeep. Mettiamoci qui. Vai, un altro sistemato. Un altro andato. Arrivano altri? E mi sa proprio di sì, dietro l'hangar. Eccoli, arrivano. Adesso la flashbang lì va bene. Ah, ma ne arrivano altri da... anche da più distanti, maledetti. Ok. Merda. Merda. Questi proprio addosso mi stavano per venire. No. Fino a munizioni. No. Vabbè, ne finì male. Niente, cambio di nuovo posizione. No, gli sono andato in faccia proprio. Ok. Sam, arrivano dei furgoni. Oh, adesso arrivano i rinforzi. Quasi finito i colpi. Ultimi 18 colpi. Riscaldamento motori. Arrivo sulla destra. Merda. Ho finito anche i colpi. Motori attivi. Va di esecuzione. No, gli altri non me li ha ammazzati. Uomo a terra. Hanno colpito Holly. Kyle, stabilizzalo. Che fortuna che le munizioni della pistola ne abbiamo infinite, quindi. Abbiamo finito. Ok. Confermo. Riportiamo tutti a bordo e andiamocene. Via. Roger. Kyle, porta Holly in infermeria. Ci stanno a bombardare pure. Dobbiamo far decollare il Paladin. Liberiamo la pista. Sam, ascolta, ho sbloccato il drone. Mettilo in slave. Sadiq vorrà prendere l'aereo tutto intero. L'unico modo per tenersi a terra è colpire i motori. Ricevuto, in slave sul mio offset. Ok, adesso facciamo piazza pulita con il drone. Centro pieno. Uno preso.
E dai. Ma se cambio arma? Ecco, questa forse... No, però se sta allontanando il drone. La destra quindi di qua. Ah no, la destra mia. Vabbè, però non si riescono a prendere. Centro perfetto. Rick, non sono finiti. Stanno arrivando altri veicoli. Stanno a distruggere i motori. Guarda quanti ne arrivano. Dai. Oh. Merda, stanno arrivando altri furgoni. Dobbiamo decollare all'istante. Ok, ok, stiamo decollando, vedo. Perfetto. Madonna ragazzi, che inizio scoppiettante di questo episodio. Veramente abbiamo iniziato con il botto. Trovato qualcosa? Le petroliere nel golfo. La guardia costiera ha sostituito un equipaggio per intossicazione alimentare. Charlie? Questa non vorrete perderla. Mi sono fatto aiutare dai ragazzi di Fort Meade. Ho tracciato gli IP ai quali erano taggati quelli di Philadelphia. State vedendo? Il cervello del server delle operazioni USA degli ingegneri. OID, indirizzi. Sono dettagli. Che vuoi dire? È soltanto rumore. Abbiamo già esaminato migliaia di corrispondenze simili. È lo stile degli ingegneri e non ci dice gli obiettivi di Sadiq con la Blacklist. Non voleva il ritiro delle truppe statunitensi? Non succederà mai e Sadiq lo sa. Briggs ha ragione. Stiamo sbagliando direzione. Se Sadiq non lavora per l'Iran... E non gli importa del ritiro delle truppe? Allora qual è il suo obiettivo? Charlie, taglia la connessione. Tutti i dati sono sospetti. Lavora con Briggs. Concentrati sulla petroliera. L'equipaggio sostitutivo è la pista giusta. D'accordo. Grim, dai tutti i dati in pasto all'IMS. Proviamo a capire cosa vuole Sadiq. Fermare questo attacco non ci avvicinerà al vero obiettivo di Sadiq. Ma catturare uno dei suoi uomini di fiducia, sì. Molto astuto. Sono dentro. Hanno abboccato. Quel ragazzo può tagliare quello che vuole, ma da 5 minuti il Paladin è mio. Bene. Tra quanto l'arrivo della nave? Incontro con Echo tra 2 ore, impatto con il bersaglio tra 4. Stato continuità di governo? Allerta gialla per il bunker F. Washington ha già mandato i dati d'emergenza all'NSA, al comando e allo Stato. Bene. Ci serve ancora una spinterella. Via con benzina. Fatelo. Voglio l'intera costa in fiamme per quando atterro. Ma iniziate con l'aereo di Fisher, visto che è curioso di sapere cosa vogliamo. È il momento! Ok, quindi siamo praticamente sorvegliati 24 ore su 24 da coloro che cerchiamo noi. Quindi andiamo direttamente alla prossima missione. Benzina americana, Golfo del Messico, vai. Grazie, dimmi se a Holly serve qualcosa. A parte qualche graffio, l'aereo sembra a posto. Molto bene. Charlie? Cosa? Novità sulla nave dirottata? Ci sto lavorando. L'attacco si chiama benzina americana. Una petroliera piena è un'arma devastante. Che cazzo è successo? Non guardare me. Green? L'IMS non risponde. Sono chiuso fuori. Charlie? Faccio del mio meglio. Briggs, hai qualcosa? Niente. Ho solo luce e comunicazioni interne. Cabina di pilotaggio, perdiamo potenza. Per quanto possiamo planare? Si parla di minuti. Sistemi di navigazione andati, restano i comandi manuali. Controlliamo il pannello posteriore. Mi serve più tempo. Non so nemmeno come abbiano preso il controllo dell'aereo. Merda, rispondi, mio amico. Cabina di pilotaggio, che succede? Qui è il copilota, serve un medico. Che succede? Il capitano ha urtato la testa nella turbolenza. È grave, non è cosciente. Ripeto, pilota privo di sensi. L'aereo è sotto controllo. Merda! I motori sono andati. Provo a riavviarli.
Non posso, non ho accesso ai comandi. Ma riesci a volare? Sì. Cioè, no. Posso pilotare manualmente e provare a planare, ma... Mi serve un altro pilota. Ci vogliono due persone per gestire i comandi. Briggs, controlla il pilota. Dove vai? A prendere Cobby. Ok, dobbiamo andare a prendere questo Gobbin, il primo tizio che abbiamo catturato all'inizio della campagna. Il pilota ha perso i sensi. Marta, che è successo al copilota? Usa i comandi manuali. Vado io, servono due persone. Disattiva tutto, stacca il generatore e riavvia il sistema. Devo andare in cabina di pilotaggio, fammi uscire. Fisher, fammi uscire. Penserò al generatore. Già che ci vai, molla un po' di carico, prenderemo tempo. Briggs, mi servi a pompa, dobbiamo mollare un po' di carico, è in fretta. Mi muovo. Ok, il tempo scorre, dobbiamo fare il più velocemente possibile. Lascio un messaggio sulla scatola nera, in caso non ce la facessi. Sam, ho aperto il portellone. Ok. E fa 4 minuti qui. Ci andiamo a schiantare. Dobbiamo perdere peso. Sgancia l'elicottero. Stiamo entrando in una turbolenza. Allacciate le cinture. Non posso. Fammi luce. Lo libero sparando. Riesci a colpirlo da lassù? Beh, lo scopriremo. Ok, mi devo arrampicare in qualche modo. Allora, questa nelle scale, intanto. Vai. Vai, è veloce, Sam. Se lo muove qua. Vai. Ancora un po'. Non si vede niente poi, tra l'altro. Se lanci verso l'Argano, dovresti riuscire a vedere. Sei in posizione? Posso sparare, un attimo. Ok, uno e due. Ok, Fisher, senti qui, devi staccare l'alimentazione così posso riavviare il sistema. Fallo subito. Ok, come si stacca l'alimentazione? Sotto il pavimento. Ok. Quindi dobbiamo tornare nella zona principale dell'aereo. Madonna, che episodio scoppiettante questo, davvero, eh? Alle palpitazioni proprio. Vai, apri. Un minuto e 50. Covid, generatore offline. Ok, ok. Ora porto le chiappe nell'abitacolo. Devo entrare in picchiata e non voglio vederti volare via in un colpo. Arrivo. Oh, siamo in picchiata incredibile. Raggiungi l'abitacolo. Ti pare facile? Un minuto e mezzo, meno di un minuto e mezzo. Dai, 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 Sam, un po' più rapido. Capito che è tutto instabile e stiamo in picchiata, però. Quanto cazzo ti ci vuole? È un attimo. Arrivo. Eccolo. È arrivato Sam. Qual è il problema? Vuole reinstallare l'intero sistema in volo. Avrei già finito se questo coglione si fosse spostato. Distruggerà l'aereo. Che cazzo credi che stia per succedere? Lascialo fare. È attivo. Bene. Ok, Fisher. Devi pompare benzina nei motori, chiaro? Se questo affare torna online, avremo pochi secondi per riavviarli. I comandi manuali della pompa sono lì. Allora, appena riavvio, tira forte, ok? Non possiamo sbagliare. Tre, due, uno, vai! Forza.
Forza, forza, forza! Forza! E dai, stronzo! Tira, 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 tira! Madonna, un metro dall'acqua siamo riusciti a salvarlo. Grande Cobin, direi. Che missione incredibile che è stata questa. Io direi che possiamo anche salutarci qui, visto che ci aspetta una missione importante. E niente, ci siamo riusciti a difendere, abbiamo difeso l'aereo. Siamo tutti in salvo, a parte quello che è stato ferito all'inizio durante gli spari quando ci hanno attaccato sulla pista d'atterraggio. E niente, io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso fatemelo sapere con un like, con un commento, e se ancora non lo siete iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per restare aggiornati su tutti i futuri caricamenti. Noi ci vediamo come sempre al prossimo appuntamento qua dal Pellicano East e da Sam Fisher. Ciao ciao.